Campus Party 3. Eni è il secondo anno che è partner di Campus Party. Prima domanda, molto semplice. Cosa ne pensi di Campus Party? Campus Party è un bellissimo agglomerato di idee diverse, di tecnologie diverse, di giovani con esperienze, competenze e passioni diverse. Quindi già questo è stata una bellissima energia arrivare e trovarci come Eni, come grande azienda, a contatto con giovani, con start-up e con aziende di ogni genere. E seconda domanda, rompiamo un po' lo schema. Cosa fa Eni? No? Cos'è una cosa che potrebbe interessare ai giovani qua? No? Perché Eni è una company, fa energy, certo. Ok, figo, bello, però la cosa interessante è che ora Eni utilizza l'AI come? Certo. Allora, intanto proprio guarda, è un ottimo punto di partenza, perché già nel mio intervento partirò dicendo che vuol dire energy, che vuol dire oil and gas. Quindi concretamente Eni che cos'è? La stazione di servizio? Non solo. Quindi in realtà percorreremo proprio insieme un viaggio, il nostro viaggio quotidiano, dal giacimento fino alla stazione di servizio, e quindi cercheremo di capire come una enorme, una straordinaria azienda italiana con una lunga storia si sta con una grandiosa energia preparando per la trasformazione digitale che stiamo già attuando. Quindi mostreremo come l'intelligenza artificiale arriva veramente dall'esplorazione, nell'analisi delle immagini sismiche, fino alla esplorazione e ispezione dei nostri siti e dei nostri impianti con i droni, fino poi all'analisi di tutti i testi, di tutta la documentazione che puoi immaginare, report, presentazioni, documenti, a volte anche scritti a mano, da cui estraiamo una conoscenza che è la conoscenza dell'azienda. E alla fine spero di riuscire a dimostrare che tutte queste tecnologie sono straordinarie, io in prima persona ne sono appassionatissima, ma sono in funzione della capacità delle persone di Eni di prendere decisioni migliori, più accurate, più informate, più veloci, ma è sempre un potere in più che diamo nelle mani delle nostre persone. Quindi la frase sotto era lavorare bene perché mi dà tante soddisfazioni. Ok, allora, la parola, diciamo, d'ordine di questo Campus Party, in realtà anche di tutti gli altri Campus Party, è contamination. Ok? Quindi che cosa si aspetta Eni e cosa si aspetta anche Diletta di ottenere da questi 3 giorni? Allora, guarda, io appunto sono appena arrivata, i primi palchi che ho visto sono creatività e entrepreneurship, quindi veramente mi aspetto intanto di avere tante nuove idee, di ascoltare anche tante domande che arriveranno a seguito del mio intervento, mi aspetterò bellissime idee dall'hackathon e veramente la missione di Eni con un approccio sempre più open innovation, quindi parliamo con startup, partiamo con broker dell'innovazione, ascoltiamo idee ovunque e non c'è posto migliore che questo. Per raccogliere idee e spunti diversi da tutti. Nuova frase dietro: venite a Campus Party. Venite a Campus Party, vi aspettiamo. Grazie.